Ciao a tutti e buon anno. Questo è il mio primo video di quest'anno e sarà un video acquisti. Sono tornata dalla Polonia da qualche giorno e vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto lì. Nella maggior parte sono gli acquisti fatti online. Premessa, noi in Polonia abbiamo un portale che funziona come eBay, si chiama Allegro. E io quando vado in Polonia spesso acquisto da questo portale da diversi venditori. Purtroppo non è così facile con la spedizione all'estero, infatti io non sono mai riuscita a farmi spedire niente all'estero, solo alcuni venditori dichiarano di poterlo fare, poi c'è sempre il discorso di doverli contattare per capire le spese di spedizione, eccetera. Io vi dico subito che non l'ho mai fatto, non so se è possibile, lo faccio sempre per quando vado in Polonia, quindi appunto non mi interessa il fatto se possano spedire all'estero o meno, quindi c'è solo un sito da cui ho preso che non fa parte di quella piattaforma e che vi faccio vedere e niente, quindi vi faccio vedere quello che ho comprato, poi se volete comprare qualcosa io vi posso anche dire come si chiama il determinato venditore eccetera, o andate su Allegro eccetera, comunque bisogna vedere con singoli venditori perché io sinceramente davvero non so se spediscano o meno, mi pare di no, però magari c'è qualcuno che lo faccia, ecco. E niente, vi faccio vedere subito i miei acquisti, sono tutti componenti metallici. Perché ultimamente, diciamo, mi è venuta voglia di lavorare con questo tipo di materiale, di fare qualcosa, con le perline, brick stitch, piuttosto che embroidery o soutache con componenti metallici. Allora, partiamo da questo sito qua, non so se si vede bene, non so se voi... Si chiama Manzuko, eccolo, manzuko.com. E è un sito dove ho trovato questi pernicoli che solitamente prendevo da Beats Perls. Adesso ve li faccio vedere. Ecco, magari così meglio. Sono i classici perni a goccia lavorati. E quindi, visto che insomma, non devo fare ordini da Perls & Co., scusa, da Beats Perls, prossimamente ho approfittato. Metti a fuoco, ho preso questo bel pacchettino. Qua sono più confezioni. Poi, sempre come perni, ho preso una confezione, mi pare, di questi perni qua, dietro all'asla, e sono fatti così. Mi sembravano abbastanza originali. Poi, sempre in tema foglio, ho preso queste due confezioni di ciondoli, a forma di foglia, queste qua tutte lavorate, e queste qua due sono su questo bel dorato. Poi ho preso una serie di elementi che hanno decorativi, ecco, infatti vi faccio vedere veloce, anche se non mi metto a fuoco, spero che... questi quadrati, cerchi, sempre vuoti, poi ci sono queste ciambellone, che sono troppo leggere per essere metallo, quindi non penso sia. Ho preso queste due... Sono due, sono tre, vi faccio vedere. Magari meglio così. Filigranone. Come vedete dalla mia mano sono abbastanza importanti. E hanno anche dei fori dove si potrebbero incollare dei piccoli strass, se non li avesse. Poi, va bene, queste monetine cinesi, giapponesi comunque. Poi ho preso una serie di elementi che si possono usare per appunto lavorazioni a brick stitch. Sempre se mette a fuoco, caspiterina, abbiamo cerchi grandi così attorcigliati, poi abbiamo queste due tipologie di cerchi che sembrano delle trecce più piccole e più grandi, cerchi attorcigliati molto molto più piccoli rispetto a quelli di prima, sempre attorcigliati i cerchi questi, secondo me questi sono veramente spettacolari perché la lavorazione è molto molto fine, e ovali, questi sono aperti, non so se si vede, gli altri erano tutti i cerchi chiusi. Poi questi cerchettini piccolini che praticamente dovrebbero essere magari distanziatori, ma secondo me si possono lavorare benissimo anche in altri modi. Abbiamo dei cerchi proprio, eccoli qua, semplici. Poi questi qua un po' più lavorati. Questi lavorati uguali.
un pochino più grandi. Scusate, secondo me non mette a fuoco perché ho la lampada accesa che riflette, poi la luce riflette molto dalle bustine. E questi che sono dei rombi. Ok. Poi ho preso anche distanziatori di questo genere, sembrano delle placchettine con intorno un cerchio. Questi che sono invece distanziatori per bracciali o anche per le collane con il gancino per poter mettere qualche ciondolo. E poi sempre diciamo simile come tipologia. Non so se si vede, ve li faccio vedere da vicino perché sono molto carini. Questi qua. Sempre appendiciondolo, ok, con il appunto il foro qua, l'anellina sotto, sono molto utili. Poi mi piaceva anche questa fantasia, ho preso questi elementi che si possono mettere nelle collane, nei bracciali, negli orecchini, vediamo cosa ne faccio. Sicuramente non ne farò niente perché ne ho una marea di questi elementi, non li uso mai. Poi ho preso queste perline sono messe da 6 mm, tutte lavorate, belle, 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 belle. Oro antico. Poi, sempre oro antico, bronzo, ho preso questi anellini. Questi e questi sono comunque chiusi, non c'è la pittura. E questi invece sono proprio dei cerchi piatti, così. Ok, ho preso anche dei distanziatori piccini, piccini. A forma di fiorellino da fuoco dorati, ok, perché mi piace l'idea di metterli magari sopra delle goccine piccole, eccetera. Delle coppettine sempre della stessa tonalità d'oro, molto semplici, sono proprio semplici, semplici, non hanno nessuna lavorazione. E poi ho preso anche due paia di queste monachelle che sono proprio chiuse. Ok, quindi adesso magari d'inverno con le sciarpe non si perdono. Ecco, questi sono gli acquisti da manzuco.com. Poi vi faccio vedere dei piccoli acquisti che ho fatto appunto su quella piattaforma di eBay. Da un venditore ho preso questi elementi a forma di mandorla, non so, occhio, boh, sempre per lavorare magari Brickstage o quant'altro. Dei cerchi. Questi proprio secondo me a Brixi sono perfetti. Guardate, sono proprio molto 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 sottili, quindi non risulteranno troppo invadenti nella lavorazione, non daranno troppo nell'occhio. E poi ho preso queste due tipologie di componenti, più piccoli, più grandi, i quadrati, che hanno il foro, che cioè i due fori per poterci passare così. Anche questi la stessa cosa. Però, come vi dicevo, non li volevo utilizzare in questo modo. Poi ho preso da un altro negozio, ho preso questi cerchioni enormi, infatti questi sono molto più spessi rispetto a quelli di prima, vediamo se riesco a farci qualcosa. Poi sempre dei cerchi per lavorarci magari, non so, a soutache piuttosto che con bead embroidery. Questi due cerchi molto belli, secondo me la lavorazione è molto molto particolare. Poi questi cerchi qua, ve li faccio vedere tutti e tre insieme perché in realtà cambia solo il colore, abbiamo argento, rame e bronzo e l'effetto rimane uguale. Quindi questi, poi ho preso questi componenti molto strani, in realtà che sembrano proprio delle ruote, vediamo le ruote con le perline intorno. Secondo me questa per magari un bead embroidery con anche una perlina qua al centro è molto bello. Poi continuiamo con la serie cerchi, vedete questi sono i cerchettini. Allora, sono più grandi di quelli che vi ho fatto vedere prima, però ugualmente sottili e sono anche lavorati solo da un lato però. Questo è liscio, questo qua è leggermente zigrinato, molto bello. E questi qua sono sempre della tipologia dei cerchi tutti attorcigliati, ecco, belli anche questi. Poi ho preso tre confezioni di questi chandelier per orecchini. Speriamo se si vede, che si veda. Magari ne tiro fuori uno, eccolo qua,
fatto in questo modo e mi piace anche l'idea di mettercelo sotto una lavorazione soutache da far spuntare magari solo questa parte. E li ho presi sia argento che rame e oro antico. Ed infine ho preso anche questi componenti rettangolari, tutti lavorati, fatti in questo modo, non so se si vede. Eccoli. Ok. E il retro invece è così, quindi immagino, ecco, vedete qua ci sono tre fori. Boom. Si possono usare magari nei bracciali oppure ripetendovi a bead embroidery. Ok, l'ultimo acquisto fatto sempre su quel sito lì. Questo è un acquisto che volevo fare da tantissimo tempo perché c'erano degli elementi che mi piacevano molto e ve li faccio vedere alla fine. Adesso vi faccio vedere quelli, diciamo, che mi piacciono meno. Insomma, che mi piacciono, ma mi piacciono meno. Allora, da questo venditore ho preso questa catena tutta zigrinata e argento con gli anellini ovali. Ok, poi ho preso questa, che è una catena rollo molto molto piccola, proprio minuscola. Ho preso queste targhettine e allora queste catene dovrebbero stare in acciaio, ok, anche queste targhettine. Poi c'è questa collanina già fatta finita, adesso non mi ricordo se anche questa era in acciaio, dovrei controllarlo, però vedete è proprio molto molto delicata, molto molto fine e ha già la sua chiusura e mi piaceva, l'ho presa. Vediamo, adesso testiamo la qualità del materiale, però mi sembra che questo comunque è un venditore che ci tenga molto. Poi ho preso anche degli anellini per appunto attaccare degli elementi a questa piccola roulotte. Ho preso due gocce Swarovski in questo colore qua. E adesso diciamo, il punto più importante di questo acquisto sono elementi. Questi che vedete qua sono tutti elementi Tierra Cast, e quindi insomma metallo buono. Metallo buono, metallo analergico, eccetera. E guardate, sono proprio stupendi. Sono degli elementi che costano un po' di più perché infatti se non erro un cerchietto così veniva 1 euro quasi, però secondo me ne valgono la pena. Poi loro hanno questa marca anche delle bellissime chiusure. Ecco, così si vede. Vedete, sembra proprio che abbia delle piccole perline all'interno. Belli, e li ho presi in questo colore oro vecchio, argento, ok, e il rame anticato, bellissimo. Poi in due colorazioni, argento e rame, ho preso anche i cerchi che sono lavorati in questo modo, anche qua ve lo faccio vedere da vicino, ok, mettiamo a fuoco, vedete la lavorazione è molto delicata. Punterellato tutto, ma è davvero davvero bello. E quindi la lavorazione è la stessa, cambia solo dimensione. Ho preso due cerchi grandi argentati, quattro piccoli, due cerchi grandi color rame antico e quattro piccoli. E vi faccio vedere qua sotto mano. Avevo. E allora, cosa voglio fare? Qua ho altro componente sempre Tierra Cast e lo sto provando a lavorare a soutache. Ok, magari cercando di lasciare il retro pulito. E secondo me è una cosa bella, mi piace, vorrei provare a fare una, tra virgolette, collezione soutache metallo. E come ultima cosa, ho fatto una visita proprio veloce veloce al negozio Royal Stone, al negozio fisico Royal Stone a Poznań. E ho comprato proprio pochissime cose, ma ve le faccio vedere ugualmente. Allora ho preso queste due bustine di piccoli pompon, vediamo cosa se riesco ad usarli, però costavano una cavolata. Ho detto vabbè, sai che c'è? Ho visto sul loro blog, se voi andate sul sito Royal Stone c'è il link, potete cliccare sulla scritta blog e vi riporta sul loro blog dove ci sono diversi articoli interessanti sui prodotti, sui metalli, sulle pietre, sulle tecniche e sulle creative e ci sono anche dei tutorial. E mi ricordo che c'era un paio di orecchini con questi pompon che era a soutache, mi pare, comunque era abbastanza diverso, ecco, interessante.
E questi sono invece cabochon, piccolini, sono da 12 mm, sono in acrilico, in plastica, però hanno questo gioco di luce, un po' come se fossero dei soft touch, solo che lucidi. E insomma, ho scelto questi colori, erano tutti singoli, quindi uno potevi prenderne anche uno, e qua ne sono 30 in totale. Poi ho visto questi elementi che avevo già visto sul sito, i bottoni. E li ho voluti vedere, toccare, vedere come sono questi qua. Ok, poi ce ne sono anche questi più piccoli con la stessa fantasia. Ne abbiamo anche due così con il fiore al centro. Sono tutti bottoni, quindi comunque sul retro trovate la lasolina, che però ovviamente si può un pochino rimuovere. Poi ho preso due ciondoli a forma di nappina, e quattro ciondoli a forma di foglioline, piccoline, piccoline, e ho preso poi queste goccioline rosse e verdi, perché era il periodo di Natale, insomma, secondo me il mio cervello era proprio fissato con queste tonalità. Poi sono andata a vedere, allora hanno anche questi bellissimi collari. Ne ho preso uno panna, uno tortora, viola prugna scuro e il nero. E a me piace molto abbinamento tra questo tipo di collana con i ciondoli a soutache, quindi rimaniamo tutto in tessuto, non c'è problemi con i colori del metallo. Poi ho preso questa, che è seta, non so ancora come la utilizzerò. E poi infine mio marito mi ha fatto un regalo, perché ero lì con lui, e mi ha regalato questo filo di labradorite. Sono perline da 6, da 7 mm, e c'erano questi riflessi che mi attiravano dalla parete dove erano appesi, e lui ha visto il mio sguardo e ha detto: "Dai, prendiamo anche questi, te li regalo io." E niente, questi sono i miei acquisti polacchi. E i prossimi acquisti polacchi non so quando li farò, perché non so quando, adesso andrò su, magari d'estate, vediamo. E niente, spero che vi siano piaciute queste cose. Se avete delle domande, fatemele tranquillamente. E io cercherò di aiutarvi, se volete fare l'ordine, eccetera. Potete sempre chiedere a me, magari con, non so, traduzione, se c'è qualcosa sul sito che non vi è chiaro, potete chiedere tranquillamente. E niente, buon anno e tante buone cose. Un bacione, alla prossima!